Sarà il lampredotto, impreziosito dalla cipolla rossa della Val Tiberina, a rappresentare la Toscana all'Agrichef Festival che ad Amatrice nel mese di maggio vedrà sfidarsi i migliori cuochi contadini di Turismo Verde CIA di Italia. È un'iniziativa che si fa in tante regioni d'Italia, che serve a mettere assieme e a far comunicare le scuole, appunto gli istituti alberghieri, quindi i ragazzi che saranno i cuochi del domani, con gli chef delle aziende agrituristiche abituati a trattare appunto prodotti del territorio. Il piatto è stato scelto dalla giuria che all'Istituto Alberghiero di Caprese Michelangelo ha assaggiato le portate preparate dagli agri-chef provenienti da tutte le province toscane assieme agli studenti. Protagonista sempre la cipolla rossa della Val Tiberina, uno dei 300 prodotti tradizionali toscani iscritti nel repertorio regionale come risorsa genetica a rischio di estinzione. Tutto parte dalla conoscenza del nostro territorio, dei prodotti che appunto sono tradizionali di questi luoghi e che i nostri agricoltori con tanto sapere, con tanta fatica anche, riescono a portare nelle loro cucine. Molto apprezzate anche le preparazioni degli agri-chef aretini. Partendo dal territorio dove siamo, che per esempio Michelangelo, abbiamo fatto un baldino, il classico castagnaccio con farina di castagna, una mousse alla cipolla e sopra un top di cipolla caramellata accompagnato da una crema di pecorino. Noi invece abbiamo fatto dei ravioli, nella pasta dei ravioli abbiamo messo della rapa rossa, mentre la cipolla era all'interno del raviolo, era cipolla caramellata con uvetta e ricotta e accompagnato da una mousse fatta con panna, pecorino e zafferano.